il ministro Speranza e il ministro Giannini. Quindi lei rimane. Gli è stato chiesto un cambio di passo nella comunicazione, nella gestione del CPS, un cambio di semplicemente quello che conoscete molto bene voi, quello di un'attenzione particolare nei rapporti con questo universo che rappresentate intorno a me, quindi una moderazione nella esternazione delle nostre comunicazioni, ma niente di più, non ci sono state né istruzioni di comportamento né alcunché. Ma ci sarà un coordinatore unico, un portavoce unico? Questo dipenderà, aspettiamo che il Presidente ci dica che cosa effettivamente ha intenzione di fare, questo è nelle decisioni del Presidente. Ci si è iniziato a confrontare anche sul nuovo DPCM, ci sono indicazioni in questo senso? Noi faremo delle riunioni anche su questo sicuramente, certo. Di comunicare con più largo anticipo, ha detto il Presidente Draghi, di comunicare le decisioni. Dipende dal tempo in cui ci arriveranno le richieste di informazioni, quindi noi le esamineremo e in tempo reale le comunicheremo al Presidente, al Ministro della Salute. C'è bisogno di una Ah, questo non lo so dire. Non è ancora oggetto di discussione. L'anticipo dei dati dal venerdì al lunedì è anche questo è un aspetto di organizzazione più che altro. Si tratta di concertare con le regioni se mantenere i 21 parametri, se modificarli, se anticiparli invece di fare la riunione a venerdì, farla al mercoledì. È un aspetto di organizzazione del sistema. Secondo lei si può fare rispetto alle varianti a anticipare di così, cioè o posticipare o anticipare insomma i dati certi? Si possono fare tante cose rispetto alle valutazioni, è importante organizzare un buon rapporto col territorio, che peraltro è un rapporto che già esiste, un buon rapporto col territorio di comunicazione. Poi la dinamica viene concertata con le regioni e con le regioni dobbiamo organizzarci. Quindi è tutto in discussione. Lo state vedendo voi, no? C'è preoccupazione all'interno del CTS per il prendere piede delle varianti? Avete espresso una richiesta al governo di stringere le maglie? Avete visto quello che il CTS ha espresso nei giorni scorsi? Le varianti sono un fatto comune, le conoscete molto meglio di me probabilmente, perché ormai siete così professionisti della comunicazione che siete migliori di quanto lo sia io sicuramente. Che ci sia una preoccupazione sulle varianti è inutile che stiamo a discuterne, è ovvio che sia, che ci sia una altrettanta attenzione e mi pare di poter dire che il sistema sta funzionando, il sistema di controllo, di intervento rapido, ecco, deve forse essere consolidata questa capacità di intervenire rapidamente, tempestivamente, però stiamo lavorando il sistema a fasce colorate. Non mi fate anticipare a decisioni che sono decisioni politiche, io rappresento un gruppo di tecnici che ovviamente ha dato dei suggerimenti, le decisioni politiche spettano a questo palazzo. Quindi... E dal punto di vista tecnico? Secondo noi dovrebbe rimanere una decisione politica, quindi se conferma che la decisione politica è questa e soddisfa questa decisione il sistema, perché no? Ha funzionato bene, devo dire che ha funzionato, quindi io credo che ha funzionato anche compatibilmente con la sofferenza dell'intero paese, con la sofferenza di intere categorie, quindi stiamo cercando di affrontarlo in questo modo. Non è un mistero che le regioni vogliono dare meno importanza all'indice RT nella definizione dei colori? Lei dal punto di vista tecnico condivide, è possibile farlo? No, non le rispondo perché capisce bene che se mi fate entrare in una dinamica di discussione che non ho nessuna intenzione di fare in questo momento, quindi andiamo con calma, noi stiamo ovviamente lavorando di concerto col Ministro della Salute, con la Ministra Gelmini, con il Governo, perché verranno fatte le valutazioni che sarà necessario fare. Però volevo capire. Grazie. Io non ho partecipato al consiglio, quindi non mi fate fare commenti. Questo chiedetelo al presidente Bonaccini, che era presidente del governo.
Volevo capire se nelle sue interlocuzioni di oggi ha trovato però una sensibilità da parte del governo sulla necessità, una condivisione di misure più dure per affrontare le nuove varianti del virus. Se su questo c'è una definizione di misure più dure non gliela faccio, di misure adeguate. Adeguate. Che non significa misure più dure. Ci sono quelle di adesso ovviamente o ne servono di più? Sono le misure che sono adeguate alla fotografia che abbiamo, che come avete imparato meglio di me è una fotografia non stabile. Non abbiamo la fotografia di oggi valida fino a giugno, quello che oggi è valido domani potrebbe essere da rivedere, quindi dobbiamo ovviamente percorrere e seguire queste emozioni. Mi fate andare? Grazie.